Un'opinione che sembra essere piuttosto popolare è che la caduta dell'impero romano è stata la cosa migliore che potesse accadere all'umanità, perché gli ultimi anni dell'impero sono stati un tale disastro, e che dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, la vita nei nuovi regni barbarici era semplicemente molto migliore rispetto ai tempi dell'Imperium Romanum. Beh, le opinioni sono opinioni, ma cosa ha da dire effettivamente l'archeologia su questo? Esiste qualche prova concreta che supporta questa teoria? O è solo una di queste teorie revisionistiche moderne che hanno una visione del passato completamente inaccurata? Questo canale è ancora molto giovane, ma ho già avuto l'onore di leggere molte opinioni sull'impero romano, con, come potete immaginare, perché dopo tutto questo è internet, un grado di intelligenza estremamente variabile. Ma un commento ricorrente è che la caduta di Roma è stata una cosa davvero buona, e che la vita successiva nei nuovi regni barbarici era molto migliore rispetto agli ultimi decenni dell'impero romano occidentale. Queste persone a volte elogiano anche Ricimero per aver accelerato la caduta dell'impero occidentale. Quindi diamo un'occhiata a cosa ha da dire l'evidenza archeologica concreta su questa teoria. Prima di tutto, abbiamo già stabilito molte volte su questo canale, ad esempio in questo e questo video qui, che la caduta dell'Impero Romano d'Occidente è stata una cosa molto spiacevole per gli abitanti, ed è stato un evento indotto esternamente, causato dal massiccio afflusso di invasori barbari dall'esterno dell'impero. Grandi gruppi di persone germaniche hanno iniziato a entrare nell'impero, quando hanno attraversato il fiume Reno ghiacciato, a fine dicembre 406. Questo evento ha causato molte cose negative. In primo luogo, l'ordine civile nell'impero è stato massicciamente interrotto quando molte città sono state saccheggiate e devastate in Gallia. Non è certo colpa dei cittadini romani. La situazione era tale che era estremamente difficile da affrontare in modo efficace, poiché il Magister Militum dell'Ovest di quel tempo, Flavius Stilicho, doveva difendere contemporaneamente l'Italia da enormi invasioni di grandi eserciti germanici, sotto la guida dei Goti, con il loro capo Radagaisus, che fu sconfitto definitivamente solo nel 406 d.C. Ma il massiccio disordine causato dalle invasioni in Gallia ha portato direttamente a molti usurpatori, poiché tutti erano ansiosi di combattere contro i barbari, perché la risposta del governo imperiale era così debole. Questo perché l'imperatore romano d'Occidente di quel tempo, Onorio, era un sovrano così debole e incapace. Ne abbiamo parlato in questo video qui. Quindi ora questo caos ha portato direttamente a massicce guerre civili e al crollo dell'ordine pubblico in molte parti. Inoltre, molti cittadini romani di classe inferiore si ribellarono, in particolare contadini e schiavi, e formarono i ribelli Bacaudai. Quindi possiamo notare per prima cosa come le cose siano davvero peggiorate molto tardi nell'impero. 406 d.C. e successivi è già abbastanza tardi, e l'impero ha goduto di un periodo di relativa pace e prosperità nel IV secolo d.C., con poche eccezioni. Ma può essere provato con prove archeologiche? Beh, si può. Ad esempio, la complessità e la sofisticazione della rete commerciale romana possono essere quantificate attraverso i ritrovamenti di ceramica. Quanto era diffusa la ceramica in certe parti dell'impero in tempi diversi? E qual era la qualità delle anfore in uso? Brian Ward Perkins, nel suo eccellente libro La caduta di Roma, mostra che non solo c'è stato un netto calo nel numero di anfore, questi sono recipienti per conservare cibi e liquidi di qualsiasi tipo, dopo circa 400 d.C., ma anche una drammatica riduzione della complessità. Questo calo era molto più pronunciato quanto più le province erano lontane dall'Italia e dall'Africa. Soprattutto la Britannia deve essere stata drammatica. Dopo il ritiro dei Romani da quell'isola nel 407 d.C., a causa dell'usurpatore Costantino III che andò sulla terraferma con tutte le truppe romane, ci fu un calo drammatico nella quantità e qualità della ceramica trovata dopo quel periodo. La datazione dei pezzi trovati è abbastanza accurata, utilizzando il metodo di datazione al carbonio C14, quindi c'è poco spazio per errori. Questo deve aver significato che cose che erano molto comuni durante l'impero, come la conservazione e il trasporto di cibi di qualsiasi tipo, si erano quasi completamente interrotte,
dopo la fine del dominio romano. Questo è successo, come abbiamo detto, in Britannia dopo circa 400 d.C., ma può essere visto anche in Gallia dopo che il dominio romano lì si è interrotto qualche decennio dopo. E per favore metti mi piace a questo video e iscriviti e attiva anche la campanella in modo da non perdere nessun video futuro sull'affascinante era del tardo impero romano. E se vuoi suggerire argomenti, video tuoi, o partecipare a sondaggi o chattare con me o altri appassionati dell'impero romano, o partecipare a live stream con me, puoi ottenere questi vantaggi supportando il nostro lavoro su Patreon o diventando un membro di YouTube. Grazie al tuo sostegno, saremo in grado di esplorare molti più argomenti diversi del tardo impero romano. Ma l'archeologia fornisce altre prove che la vita nei nuovi regni germanici forse non era rosea, come alcune teorie vorrebbero farci credere. Le prove archeologiche di una drastica riduzione della qualità della vita sono molto abbondanti. Nella Britannia del V secolo e nella Gallia del VI secolo, ad esempio, le cose più basilari che erano assolutamente standard durante l'impero romano erano improvvisamente quasi completamente assenti. Ad esempio, non si trovano case con tetti di tegole in Britannia risalenti a dopo il V secolo rispetto ai secoli precedenti di dominio romano. Questo significa che le case sarebbero state molto più semplici, costruite con materiali deperibili e lavori di copertura di bassa qualità, dove l'acqua avrebbe filtrato molto più facilmente. Ma anche altri beni di lusso come tessuti elaborati o articoli per la casa di alta qualità scomparvero completamente dopo il fine secolo, e questo calo fu improvviso e brutale, come può essere confermato dai reperti archeologici. Gli articoli più basilari della vita scomparvero improvvisamente completamente. Questo calo non fu altrettanto drammatico e improvviso in Gallia come in Britannia, ma era comunque molto evidente. C'è un quadro generale di un calo degli standard di vita, una scomparsa del comfort, come scrive Brian Ward Perkins, dove il comfort di vita è diminuito in molte parti dell'ex impero a livelli pre-romani, in alcune parti addirittura a livelli dell'età del bronzo, come ad esempio nel caso della Britannia. Spesso scomparivano anche le tecnologie più basilari. L'arte di fare il vetro scomparve in Britannia per 407 d.C., dopo il 407 d.C., così come la costruzione con mattoni, pietra e malta. Solo circa 400 anni dopo queste tecniche hanno iniziato lentamente a riapparire in Britannia. In Gallia non è stato così drammatico, ma molto molto presente. In Italia o nel Nord Africa il calo è stato più benigno e arrivato più tardi, ma è arrivato. Lo stesso quadro, tra l'altro, per l'impero romano d'Oriente, con un ritardo di circa 150-200 anni, dove il calo si è verificato quando l'impero romano d'Oriente ha iniziato a perdere vasti territori dopo circa il 600 d.C. In tutto l'ex impero romano si può riscontrare un calo degli standard di vita. Mentre durante l'epoca romana, anche nell'età presumibilmente degenerata intorno al 400 d.C., un cittadino comune avrebbe goduto di un'alta qualità della vita, con accesso a oggetti per la casa di alta qualità, conservazione di cibo di alta qualità, un alto livello di infrastrutture e servizi come i bagni. Solo 100 anni dopo, queste cose più basilari erano scomparse per la maggior parte delle persone, tranne che per le famiglie reali dei nuovi regni germanici. Solo i re e i nobili potevano ora permettersi oggetti che erano completamente standard durante l'epoca romana. Ma c'è stato anche un netto calo nei tassi di alfabetizzazione. Dove c'è abbondante graffiti romano trovato in tutto l'impero fino a quando è iniziata la grande migrazione, con migliaia di diverse e molto casuali incisioni di molti romani, questi graffiti scomparirebbero improvvisamente intorno al tempo della caduta dell'impero romano occidentale. Dopo la caduta quasi non si possono più trovare graffiti di alcun tipo, e se se ne trova uno qua e là, non ha più questo tono informale, ma è stato inciso da un monaco che cita un motivo religioso, dove prima del V secolo d.C., le persone incidevano le attività più casuali nel muro quello che stavano facendo o pensando, come se fosse la cosa più normale. 100 anni dopo questo scomparirebbe in Occidente, e altri 150 anni dopo anche in molte parti dell'Oriente, soprattutto nei Balcani. Inoltre, non si possono trovare nuovi edifici sofisticati di alcun tipo nelle ex province dell'impero romano occidentale. Dopo il V secolo d.C.,
gli acquedotti caddero in disuso e non furono mai ricostruiti in molte parti. Non furono costruiti nuovi grandi edifici per centinaia di anni. Unisci questo a un drammatico calo dei tassi di alfabetizzazione, con un drammatico calo degli standard di vita, dove non erano più disponibili nemmeno gli articoli domestici più basilari. E iniziamo a vedere che forse la vita, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, non era così rosea come i fan di Ricimer vorrebbero farci credere. Certo, se pensi che vivere in case di legno, dove la pioggia filtra attraverso i tetti, dove la conservazione del cibo è diventata un lusso, dove stovigli elaborati o tessuti sono completamente scomparsi per il 99% della popolazione, dove l'acqua fresca non veniva portata attraverso gli acquedotti, ma dal pozzo locale, dove i bagni pubblici non funzionavano più, e dove l'alfabetizzazione era diventata l'eccezione piuttosto che la norma. Se pensi che queste siano cose buone, allora sì. La vita dopo la caduta di Roma nei nuovi regni germanici era migliore che negli ultimi decenni del cosiddetto disastroso tardo impero romano. Ma se sei come me e pensi che questi sviluppi fossero cose negative, allora forse la vita nei nuovi regni germanici non era così comoda e rosea come molti storici da poltrona vorrebbero farci credere. Anche nel 400 d.C. lo standard di vita del cittadino medio era in media alto quanto lo standard di vita di un re o di un nobile nella Britannia romana di circa 100 anni dopo. E questo non è un'invenzione, ma è supportato da solide prove archeologiche. Per questo video mi sono basato molto sul libro La caduta di Roma di Brian Ward Perkins, che è uno dei libri più accurati e migliori sulle ragioni della caduta dell'impero romano d'Occidente che si possano trovare. Link nella descrizione. Perché utilizza prove archeologiche per supportare le sue teorie. Come vero archeologo, ha scavato molti antichi reperti romani e si è specializzato nell'importanza e nel significato della ceramica. E attraverso questi ritrovamenti archeologici ha potuto scoprire che la caduta dell'impero romano è stata davvero un evento brutale e disastroso, una sorta di apocalisse, dove una civiltà altamente avanzata e sofisticata è scomparsa e gli standard di vita successivi non sarebbero tornati ai livelli romani per centinaia e in alcune parti per addirittura più di 1000 anni. E se sei interessato a come esattamente è iniziata la caduta di Roma, puoi guardare questo video qui nell'angolo in alto a destra. Ma se sei più interessato a cosa ha significato la caduta per la città di Roma stessa, puoi guardare l'altro video nell'angolo in basso a destra. Dico grazie ancora a tutti gli amici della storia romana. Gratias, amici imperii romani, e benevale.